Bene a tutti raga, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, in questo video vlog, quindi diverso dagli altri. Quest'oggi vi porterò con me a Torino, raga. In questo momento sono più o meno le 10:30 e per le 11 prendiamo il treno per andare a Torino. Andremo a comprare qualcosa di nuovo, mete, sicuramente Torino, Hannibal Store. Poi facciamo un salto da Stone e poi vediamo raga. Sto facendo lo spuntino mattutino, mangiate la frutta che fa bene. Adesso vado a beccare i miei amichetti e andiamo in stazione. Comunque raga, ditemi se volete più spesso video vlog così, che nel caso ve le porto più spesso. I giovani di oggi invece che guardare il panorama dal treno, dal finestrino, giocano al telefono raga, assurdo. Come sono cambiate le cose. Raga, c'è fin troppa tranquillità rispetto alla sezione di Milano a cui sono più abituato. Ah, è tranquillo. Comunque raga, siamo arrivati a Torino, a Turin. E adesso, che ore sono, babbo? 12:17. 12:17. Fai vedere la nuova cover, Lucio. Che raga, assurda. Azzurrina, mi fa verde acqua ed è azzurra. E facciamo un giretto in centro e poi andiamo a pranzare da qualche parte. E poi facciamo spendere un po' di soldi a Calo, che ha il portafoglio facile. E boom. Raga, mi sono dimenticato di raccontarvi l'aneddoto sull'orecchino, che forse neanche te lo sai, Calo. Praticamente ero ad allenamento l'altro ieri, di box. Praticamente dovevo togliermi gli orecchini per ovvi motivi. Non riuscivo bene a togliermelo perché è un orecchino che dà un po' fastidio. Provo a togliermelo, solo che ero davanti al lavandino. Plof. Nel buchino del lavandino, e ho provato a recuperarlo con una roba tutta strana, appiccicata a scotch eccetera, però non ce l'abbiamo fatta. E però poi l'abbiamo recuperato tramite il sifone e cose idrauliche di cui non me ne intendo, però ce l'abbiamo fatta raga, e non l'ho messo perché mi sono dimenticato. Ho tenuto quello normale, che però è pesantissimo, ma va bene. Stava per centrare gli escrementi. E siamo alle Maldive qua, non in una fontana. Ho un po' di content per il vlog, raga. Allora, Lucio, cosa ne pensi della tua fortuna di quest'oggi? Devastante, raga. Devastante, veramente. Adesso, ragazzi, andiamo a prendere un gratta e vinci. E perdiamo, oh, perdiamo felici, vai, lo facciamo. Vai. Ragazzi, siamo seduti adesso al bar. La cameriera si fida talmente tanto di noi che ci ha lasciato il suo telefono per vedere il menù e sceglie. Intanto è andata via. Quindi abbiamo il suo telefono. Adesso ci andiamo a seguire su Instagram. Comunque siamo in un bel bar. Come si chiama la piazza? Vittorio qualcosa. Vittorio qualcosa, ottima conoscenza, raga. Ottima conoscenza. Questo è l'iPhone della cameriera, molto gentile, e intanto vediamo cosa prendere. Raga, quanto è bella la sensazione di essersi riempiti la panza e non aver più voglia di fare niente per un'ora. Raga, ecco, ci arrivate allo store di Hannibal, che oltre appunto ad avere lo spazio sneakers ha sempre anche lo spazio vestiario. Raga, tra l'altro gli adoro, appena rilasciato la capsule collection dedicata a Roberto Baggio e a USA 94, con track jacket, polo, scarpe. Quindi adesso facciamo un bel outfit per celebrare Baggio e andiamo. Allora raga, track jacket, polo versione training, e adesso faccio vedere bene le scarpe. E raga, ecco le Intrepid OG e in più le calze. Adesso facciamo una bella foto outfit direttamente dal 1994.
Stone Island, direttamente da Piazza San Carlo, uno dei negozi più fighi della piazza, se non è il mio prefe. Raga, comunque da Stone non fanno filmare all'interno del negozio come ricordavo, quindi purtroppo non vi posso far vedere i filmati e tutto, comunque bella roba eccetera, lo sapete già, ma non ho comprato niente, ho guardato comunque, conoscevo già le nuove collezioni e tutto, non c'è niente che mi ha particolarmente colpito o sorpreso eccetera, quindi non ho acquistato niente. Adesso andiamo a farci un bel aperitivo prima di tornare poi a casa. Beh, in questo momento sono rompibaggio torinese con l'Auschwitz e da buon rompibaggio stiamo a fare aperitivo e quindi da rompibaggio è tutto e vi lascio al viaggio. Ho fatto anche la rima, quindi va benissimo. Nick 3000, faccio un saluto. Ciao belli, ciao a tutti. Non è male. Picca il messicano. Ah, il bradico non sia buono. No, sì. Quanti anni ha Roberto Baggio? Conta che 49. È nato 49? Secondo te? No, è nato dopo, zio. Cioè è nato prima. Ne avrà 52. 52 secondo voi? Ne ha 54. Raga, poi tornato a casa e sono andato a casa tardissimo, ho lavorato fino a mezzanotte e mezza su dei lavori che dovevo fare, quindi non avevo più registrato parte del vlog e avevo registrato poi la mattina dopo, solamente che ci sono stati dei problemi di conversione con i video, tanto per giusto dare un po' quel condimento al video, e quindi sto riregistrando quest'ultima parte, tanto non c'era nulla di che da dire se non mostrarvi quest'altra maglietta di Diadora. Così abbiamo fatto il cerchio completo. E non, ragazzi, comunque è sempre bello tornare a Torino, negozi come Hannibal, Stone, anche se non mi ha fatto filmare. Ragazzi, se volete altri video vlog del genere, ditemelo nei commenti. Schiacciate subito quel bel tastino like, almeno me lo fate capire, raga. Come recap acquisti, raga, alla fine sono quelli che vi ho mostrato di Diadora, dedicati a Roberto Baggio, quindi in questo caso la track jacket, la polo, le calze non da sottovalutare e le scarpe. Alla fine gli altri acquisti che ho fatto, raga, è stato cibo e aperitivi, quindi mi è caduta la scarpa, nulla da mostrare. E quindi nada, statemi bene, noi ci vediamo al prossimo video, quindi bella!